Torna al successo la Dolomiti Energia, che supera 81 a 74 la Consult Invest e balza a quota 8 in classifica. Quinta sconfitta in 6 giornate per i marchigiani, che restano in coda alla graduatoria con 2 punti. Pesaro non ha mai vinto in A contro Trento. Buono l'avvio della squadra di Buscaglia, più 7 con un ottimo Lockett, 12 punti a metà partita. Criston non ci sta e gli ospiti chiudono sotto di 2 il primo periodo. Nel secondo i padroni di casa cambiano marcia in attacco. Pesaro sparacchia da 3, 0 su 7 e perde alcuni palloni. Pascolo, 12 punti al 20esimo, capitalizza. Break di 18 a 10 in 8 minuti e più 10 Dolomiti Energia. Reazione VL affidata a Lacy, che con 5 punti in poche azioni riduce il passivo. 41 a 37 all'intervallo. Nella ripresa la Consult Invest opera il sorpasso, ma il match resta molto equilibrato. 57 a 58 al 30esimo. Nella quarta frazione la Dolomiti Energia inserisce il turbo. Poeta, Pascolo e Baldirossi sono i protagonisti del parziale di 13 a 0 che consente ai padroni di casa di scavare il solco decisivo, più 12 al 36esimo. I viaggianti provano a recuperare, ma alla fine sono costretti ad arrendersi. 29 su 47 da 2 per l'Aquila contro il 19 su 39 della VL. Ventello per Pascolo con 8 su 11 al tiro, 17 6 falli subiti per Lockett. Dall'altro lato 15, 7 rimbalzi e 6 falli subiti per Lacy, 14 per Criston.